Con le riprese di Roberto Bertuzzi siamo al dopo partita e alle interviste di rito ai microfoni di Canecaccia, Buddy Giovannetti, all'anagrafe Davide, coach della formazione che da stasera è ancora solitaria al comando della classifica in virtù della sconfitta di Lumezzane. Subito a caldo un'analisi di questo incontro. Allora, partiti fortissimo con contropiede e rito, cosa che sapevamo che potevamo fare. Loro poi hanno subito messo bastoni tra le ruote facendo zona mista, seguire, insomma un po' di caos. Abbiamo continuato a difendere, perciò era più facile correre e siamo andati all'intervallo con un buon margine. Abbiamo tenuto l'onda d'urto della loro uscita dal loro lungo chiacchierare all'intervallo e poi loro si sono un attimino infiammati all'inizio quarto, ok, ci stava perché avevano segnato abbastanza poco fino a lì. Abbiamo avuto un po' di debacle, siamo arrivati anche a meno di 10 punti, però loro hanno speso per fare quel tipo di rimonta, perciò poi sistemate due cose siamo andati ancora a più 15, chiusa la partita. Diciamo che però l'avvicinamento di Romano è coinciso anche col fatto che hai utilizzato anche stasera i ragazzi della panchina che devono in ogni caso fare esperienza ed è giusto cacciarli tra virgolette in questi momenti. Certo, infatti sono importanti test per capire e per far capire a loro che cosa serve in una partita che conta, cioè nel senso non devi stare in campo 2 minuti, prendiamo un parziale di 5-0, devi stare in campo 4-5 minuti e metterti in discussione in questi momenti qua. Poi è ovvio che si va in rotazione e si mette ancora quelli che possono tenere un pochettino meglio il campo, però ci sta, serve a loro come crescita, importante. Si veniva da una sconfitta, quella con Sarezzo, che in ogni caso è veramente la seconda o terza forza del campionato, come si vuol definire. Com'è stata questa settimana di lavoro e com'è stata assorbita, diciamo, questa sconfitta che in ogni caso poteva anche essere messa nel preventivo? Allora, sì, preventivo contro fuori casa contro la terza in classifica, che tra l'altro è cresciuta molto nelle ultime 3-4 giornate, dopo Natale diciamo. E abbiamo assorbita bene perché noi abbiamo fatto discreta partita là, non buona perché sennò con buona partita si vince. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, ok? E i ragazzi hanno delle certezze che spero non decadano con una sola sconfitta, ok? E infatti si è visto l'approccio alla partita iniziale buono. E questo è il frutto del lavoro di continuità buono che stiamo facendo. Ecco, tu hai un'analisi che abbiamo fatto dopo la prima partita del girone di ritorno, abbiamo detto che sarebbe stato un campionato assolutamente tutto da giocare, perché nel girone di ritorno si vedono cose nuove, i team sono cambiati, ci sono stati degli innesti e hai centrato l'obiettivo su una delle squadre che si sono messe in luce. Busnago ieri sera ha fatto vedere di cosa è capace contro Lumezzane. Sì, direi che in casa loro sono molto pericolosi e noi dobbiamo ancora andarci. La cosa che mi fa pensare sul punteggio non da Lumezzane è che si siano un po' intestarditi a fare la partita ognuno per gli affari suoi. Io predico ai miei che invece siamo una squadra, lavoriamo da una metà campo all'altra sempre di squadra e se c'è un giocatore che è più in gas di altri lo possiamo cavalcare, ma i nostri punteggi sono sempre ben distribuiti ed è questa la nostra forza. Forse Lumezzane ha qualche giocatore di più alta caratura tecnica e se sviluppa anche meglio il gioco di squadra diventa veramente importante. Tu hai sempre sostenuto questo concetto, ma anche i ragazzi sono assolutamente convinti di questo, che il gioco di squadra, l'abbiamo detto con Paironi, l'abbiamo detto con Pedrini, l'abbiamo detto con Roberti, non è che si vuole andare a fare punteggi personali stratosferici, ma bisogna assolutamente far giocare tutti gli altri e stasera si è visto. Ma stasera a mio avviso si è visto anche un'altra squadra, nel senso che nell'ultimo quarto, quando dicevamo prima c'è stato il riavvicinamento di Romano,
nessuno comunque ha perso la testa e si è continuati. A dimostrazione di quello che dico è che chi guarderà la sintesi della partita si accorgerà che un solo pallone è stato perso, un'azione che non è stata ben capita tra Cipelletti e Casali, ma un pallone in 40 minuti. Sì, esatto, ci sta questo ragionamento sul fatto del abbiamo reagito bene, sono molto contento di questa cosa. Ok, diciamo che anche quello è un aspetto su cui abbiamo lavorato, perché negli anni scorsi c'era un po' questo timore, ci vengono a prendere, che cosa facciamo? Ok, una cosa a livello psicologico e la seconda cosa a livello fisico, cioè i giocatori rientrano in campo nel quarto quarto dove abbiamo preso un piccolo break, però entrano giocatori freschi mentalmente e fisicamente, che allora hanno delle certezze che mettono in campo con un certo tipo di riscontro fisico, cioè sono ancora freschi, perciò è quello che probabilmente non vanno alla canna del gas, ci si permette di poter prendere anche un piccolo break, anche perché loro, ripeto, hanno chiuso 64, è un discreto punteggio a livello, cioè, e hanno fatto 20-25 punti in un quarto, ma vuol dire che prima erano a 40, cioè. Ultima domanda, ed è una domanda che di solito non si fa a un coach, ma è semplicissima. Se tu dovessi dividerti a metà, metà sei il giudicante e metà sei il giudicato, che voto daresti a Buddy Giovannetti per questa conduzione della CMP fino a questo punto del campionato? Giudicante o giudicato? Sei quello che ti giudichi praticamente, sì. È un autogiudizio. Ok, allora, io darei un 7. Ok, e spero che questa domanda rivolta ai miei giocatori su di me sia messa anche con qualche punto in più, ok? Se anche dovesse essere che qualcuno mi giudica anche con qualche punto in più, io li divido con la squadra, quelli che ci sono, perciò io mi prendo il mio 7, visto che mi sono giudicato, ok? Se qualcuno pensa che ho fatto meglio o stiamo facendo meglio, ok, io divido tutto con la squadra, perciò se i giocatori danno punteggi alti sono anche loro. Allora abbiamo già una domanda per la prossima occasione, il primo giocatore di CMP che si presenterà ai nostri microfoni, c'è già una domanda pronta, come giudica il suo allenatore? Grazie a Buddy per la sua simpatia, ci ritroviamo su queste frequenze alla prossima occasione, in bocca al lupo per il campionato. Crepi. Dopo aver sentito il coach di Pizzighettone, la volta di Mauro Colonnello, coach di Romano, che ringraziamo per la sua disponibilità, e anche a lui come a Giovannetti chiediamo un giudizio su questo incontro che sembrava chiuso fino a un certo punto, e poi invece c'è stata la reazione di Romano, che credo abbia preso molto dal carattere del suo allenatore. Ma sì, sono parzialmente contento, perché devo fare un po' di critica un po' alla mia squadra, che non l'ha affrontato nel modo giusto nei primi due quarti, dove abbiamo sicuramente giocato sotto tono e ci siamo svegliati un po' solo alla fine, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in allenamento e sicuramente se le facevamo bene forse avremmo potuto metterli più in difficoltà ancora. C'è da dire anche che abbiamo uno scusante un po', che l'arbitraggio non è stato sicuramente a nostro favore, 4 tecnici contro 0 da loro, e anche loro, anche Pizzighettone ha protestato, tanti falli clamorosi non visti sotto canestro. E quando la partita, ci sono stati dei falli un po' anche a nostro favore, la partita è girata anche un po' per il verso giusto, insomma. Non dico che abbiamo perso per gli altri, però sicuramente se ci fosse stato un metro un po' più, diciamo, uguale, un po' tutte due le parti, avremmo giocato meglio questa partita. Avete innestato nel roster Carrera, sicuramente avete arricchito la vostra squadra di esperienza, anche di qualità, non che fosse scarsa assolutamente prima, ma avete dato peso. Alla luce di questo innesto, qual è la prospettiva per il vostro campionato? Sicuramente puntate a quel fatidico settimo posto che significa playoff. Sì, noi è difficile perché chiaramente ci sono tante squadre forti davanti a noi, e noi abbiamo iniziato male il campionato e ci stiamo riprendendo un po' adesso e sicuramente siamo in progresso. La vittoria con Lumezzane, la vittoria a Verola Nuova ci ha dato sicuramente morale. E, secondo me
siamo una buona squadra, però è anche vero che abbiamo perso molte partite in modo pesante nella prima parte del campionato e quindi sicuramente non sarà facile riprendere le squadre davanti, perché può essere, credo che la differenza canestri conterà molto, però insomma noi ci puntiamo, abbiamo un roster buono sicuramente e la squadra è in progresso. Ecco coach, lei è uno degli allenatori più esperti di questo torneo, da tanti anni calca questi parquet, quindi i suoi giudizi sono quanto mai pesanti. Ci può fare una sintesi delle squadre, avendole affrontate tutte chiaramente il girone d'andata, una sintesi complessiva e sul valore tecnico delle formazioni che sono iscritte nel nostro girone? Beh, il livello tecnico è molto buono sicuramente, ci sono tante squadre che possono puntare nei primi posti, ma che io vedo Pizzighettone sicuramente la squadra che gioca meglio, che ha il vantaggio di avere tanti giocatori che giocano assieme da tanti anni, ma sicuramente è anche allenata molto bene, quindi faccio i complimenti a Pizzighettone, per secondo me è la squadra migliore insomma. Altre squadre sono più talentuose forse come giocatori, però credo che come gioco di squadra Pizzighettone è la squadra che offre il miglior gioco nel campionato. Comunque dopo Pizzighettone vedo Sarezzo sicuramente, Lumezzane, e poi dopo ci sono un po' anche altre squadre, c'è Seriana, c'è Busnago, che è una squadra che anche loro magari con non tanti grossi nomi di giocatori, però se giocano bene assieme. Credo che alla fin fine chi ha un miglior gioco di squadra poi riesce ad emergere, al di là dei nomi dei singoli giocatori. Ringraziamo di cuore Mauro Colonnello per essere stato il microfono di Carcaccia e sicuramente avremo occasione di risentirlo su queste frequenze. Bocca al lupo Romano. Grazie.